Vi ricordate Mimmo Lucano, l'eroe della sinistra, invitato a parlare all'università? Adesso quello che vi racconto fa luce su quest'uomo definito da alcuni giornali stranieri uno degli uomini più influenti del pianeta, che poi alle ultime elezioni ha preso 21 voti, probabilmente quelli della famiglia e di alcuni amici, alcuni, non tutti. Addirittura la RAI aveva fatto, proprio fatto, una fiction dedicata alla storia di Mimmo Lucano e al modello Riace. L'attore era Beppe Fiorello. La fiction si chiamava Tutto il mondo e paese, però non è stata più inserita nei palinsesti RAI, anche proprio per le vicende giudiziarie di Mimmo Lucano, arrestato nell'ottobre del 2008, che i pubblici ministeri hanno arrestato e smantellato questo modello Riace, che non era nessun modello positivo, e adesso si aggiunge anche quello che vi sto raccontando. L'accoglienza nel piccolo paese calabrese di Riace non era destinata solo agli immigrati, ma anche agli amici e conoscenti dell'ex sindaco Lucano. Tutti potevano dormire e vivere gratis, scusate, nelle case che dovevano essere, erano inserite nella prefettura, nel database della prefettura di Reggio Calabria, e erano quelle per l'accoglienza esclusiva ai profughi. Case ristrutturate e ammobiliate con i soldi destinati all'accoglienza. Eppure in quella casa dormiva Beppe Fiorello insieme ad altri attori e tecnici, tutti impegnati nelle riprese di questa fiction che non andrà mai in onda, dice la RAI, fino a quando non verrà chiarita la vicenda giudiziaria, cioè non verrà mai, mai, mai vista, mai pubblicata sulla RAI, anche se costata moltissimo e anche con soldi e finanziamenti pubblici. D'altronde, negli hotel, gli hotel in quella zona sono pochi e malmessi e il sindaco Lucano voleva far bella figura con la troupe della RAI e con l'attore che doveva impersonificarlo. Ma quelle case erano messe appunto a disposizione con i soldi, con finanziamenti pubblici, soldi messi a disposizione dalla Regione Calabria, soldi che sarebbero serviti per pagare le spese, anche quelle di vitto e alloggio, ma non per gli amici. Ad inchiodare l'ex sindaco sono intercettazioni del luglio 2017 e testimonianze diverse. In particolare, un'intercettazione del 12 di luglio si scopre che Fiorello era stato accolto nella casa Lucia, il nome di questa casa accoglienza. Cosimina Lerino, collaboratrice di Lucano, chiede al sindaco se la casa può essere destinata ad un'immigrata con i suoi quattro figli, ma Lucano dice no. E gli indica un altro posto, quella era destinata all'accoglienza, ma non a ospiti di colore, a ospiti di un altro tipo, amici, parenti e attori della RAI. Ma casa Lucia era stata adeguata alle esigenze dell'attore Fiorello, scrivono gli investigatori, e si scopre sempre con le intercettazioni telefoniche, questa volta con Chiara Sasso, una sua fidata amica. In quell'occasione dice alla Sasso che nella casa Lucia alloggerà Fiorello durante le riprese della fiction, che deve stare bene, ma quella casa non poteva essere data a Fiorello e agli operatori, sottolinearlo anche gli investigatori. Corre l'obbligo di segnalare che la predetta casa, formalmente assegnata ai profughi, è stata illecitamente data al personale addetto al film. Qui dobbiamo aprire anche una parentesi che probabilmente Fiorello, l'attore Beppe Fiorello e la troupe della RAI non erano assolutamente a conoscenza. Si presume che queste case erano destinate ai profughi, anche perché la RAI ha a disposizione, io ho lavorato in RAI, paga l'albergo, pranzo, cena e colazione a tutti i collaboratori. Magari l'albergo sarebbe stato distante dalle riprese, ci sarebbero stati magari dei trasferimenti in macchina, quindi in questo modo era il lavoro era casa e bottega, diciamo. Però Mimmo Lucano si preoccupa che tutto fosse perfetto per accogliere
l'attore Fiorello, telefonate continue a piastrellisti, falegnami, elettricisti, tutto doveva essere pronto in poco tempo, lui doveva fare una bella figura. E quando chiama un operaio dice: dove sono le chiavi? Se non mi date le chiavi sono in difficoltà, domani viene gente, bisogna pulirla, arredarla, mettere le lenzuola. Ma l'operaio che aveva fatto i lavori pensava ad altro, anche perché i soldi non arrivavano mai. Già lui aveva fatto diversi lavori, ma i soldi non arrivavano dal Viminale, erano stati bloccati. E poi continua Lucano: ma come siamo messi coi soldi? Perché avevamo fatto degli assegni, volevo sapere, dice l'operaio, e Lucano risponde: stiamo lottando per far arrivare i fondi dal ministero. Ma in questa casa era stato messo il parquet, le piastrelle nuove, i condizionatori per fronteggiare il caldo della Calabria, tutto per volontà di Tonino Capone, braccio destro di Lucano e presidente di Città Futura, la cooperativa che incassava i soldi dello Stato e che spendeva per arredare le case da destinare agli ospiti. La casa doveva essere adeguata, come diceva Lucano, tanto che durante i lavori lo stesso Fiorello era andato a visitarla insieme al sindaco, si sottolinea nelle carte. In un'occasione ricordo di aver incontrato il sindaco ultimamente, dice l'attore Fiorello, quando sono venuto a vedere i lavori quasi ultimati. E pensare che quei soldi erano destinati ai profughi, ma il sindaco, eroe, preferiva spenderli per altri, magari per gli amici come Fiorello. Grazie per aver ascoltato e visto questo video, vi rimando al prossimo e vi auguro buona giornata.